I primi documenti sulle origini del castello di Morzasco risalgono al XIII secolo, quando la Repubblica di Genova lo infeudò ai Marchesi del Bosco. Il borgo di Morzasco nasce nel 1200 da un insediamento celto-ligure che poi aveva visto il passaggio dei Romani vicino in prossimità del fiume Bormida lungo le rotte commerciali dell'Emilia Scauri. La tradizione ci tramanda che questo fosse un antico ricetto utilizzato dalla popolazione di Placciano che quassù si rifugiava ogni volta veniva attaccato dai cosiddetti saraceni, popolazioni dei berberi. Costruito in posizione strategica sopra le case dell'antico borgo, la dimora appartenne successivamente ai Malaspina, ai Lodron e alla fine del Cinquecento passò alla Camera Ducale dei Gonzaga e fu acquisito da Barnaba Centurione Scotto, che diede avvio ai lavori e agli ampliamenti che portarono il castello all'aspetto attuale. Particolarmente suggestivo è il camino in pietra del Salone Nuovo, fatto realizzare dai Lodron all'inizio del Cinquecento. La cappella interna risale ai primi anni del Settecento ed è dedicata a Santa Caterina da Siena, patrona dei principi Centurione Scotto. I Centurione faranno costruire anche una sala tutta dedicata al gioco della pallacorda, che era l'antico tennis, che è una lunga galleria di 23 metri e larga 8 metri. È notevole per dimensione e anche per la destinazione, in quanto sono molto poche le sale da gioco da pallacorda conservate in Piemonte.